Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi location un po' mistica e siamo nel parco Sirente Velino e stiamo andando alle Gole di Celano. Il sentiero che percorreremo è il sentiero numero 12. Saranno all'incirca 8 km, 4 ore di camminata. Un basso dislivello e è una location davvero particolare. Quindi seguitemi e andiamo al punto di riferimento di tutti gli appassionati di montagna che fanno questo percorso, che è la Fonte degli Innamorati. Andiamo! Appena si arriva al piazzale principale c'è la biforcazione e bisogna prendere per il sentiero di sinistra. Si entra in questo piccolo boschetto, come potete vedere, e dopodiché si raggiunge il vero e proprio ingresso della gola. La salita si sviluppa quasi tutta quanta all'inizio. Infatti una volta finito questo pezzo, diciamo che il sentiero è quasi tutto pianeggiante. Come vi ho detto, il sentiero è di circa 8 km, 250 metri più o meno di dislivello, e le pareti nei punti più bassi del canyon arrivano ad avere un'altezza anche di circa 200 metri, mentre poi magari nei punti più stretti vi farò vedere, ci sono i corridoi più stretti che arrivano da un minimo all'incirca di 3 metri fino a una media di 5-6 metri di larghezza. In alcune parti si nota proprio l'imponenza delle pareti rocciose e ci sono anche un sacco di piccole grotte sulla parete. Il sentiero è praticamente scavato interamente per 4 km dal rio Foce, dal fiume Foce, che appunto nei millenni ha scavato tutta quanta la gola. Infatti, se si vede tutta questa parte di foglie cadute fino ad arrivare lì, è tutto letto di fiume e noi camminiamo in un piccolo sentiero che passa a zig zag in base alla convenienza lungo i lati del fiume. Quindi qualora avete dei dubbi è praticamente impossibile perdersi, perché l'importante è che voi seguiate sempre il letto del fiume. Percorrendo questo sentiero è facile alternare dei momenti di assoluto silenzio con dei momenti in cui si sente ogni genere di animale. Se volete un consiglio di quando venire a visitare le gole, il parco consiglia fortemente le belle stagioni, quindi primavera inoltrata, oppure agosto e inizio autunno.
Io vi consiglio la parte iniziale dell'autunno, quando il colore comincia a prendere vita, perché è qualcosa di fenomenale. E mentre nei periodi invernali, oppure nei periodi di gelo e disgelo, è molto pericoloso, perché proprio il disgelo potrebbe causare il crollo di massi. Nei periodi invernali, appunto, il fiume torna a scorrere, è praticamente impossibile percorrerlo. Assordante. Allora ragazzi, siamo arrivati alla famosa fonte degli innamorati. C'è pochissima acqua, ma anche perché arriviamo dalla stagione estiva, quindi di secca, e ovviamente si riempie dopo il disgelo delle nevi. L'acqua è potabile, quindi comunque quando venite non esagerate con il contenuto d'acqua, perché quando arrivate qui potete tranquillamente bere quella della cascata. Allora, io premetto che non ero mai venuto in questa stagione autunnale e è bellissimo, molto meglio rispetto all'estate e primavera sotto il punto di vista fotografico e anche visivo, perché sì, avreste più verde, avreste un terreno più asciutto, più sicuro d'estate o primavera. In autunno è un po' più pericoloso, senza ombra di dubbio, però i colori sono qualcosa di davvero davvero pazzesco. E ho rispettato la tabella di marcia, 8 km, purtroppo non ho registrato l'andata col GPS, ma provvederò al ritorno, quindi comunque avrete metà tracciato, la strada è la stessa, e ve la lascio come sempre sul mio Google Drive, quindi il link, e potete scaricarlo da lì. Se avete problemi potete contattarmi. Per qualsiasi informazione inerente a questo trekking scrivetemi pure, sarò molto contento di rispondervi. Mi raccomando, iscrivetevi anche al canale Instagram, vi lascio il link sempre in descrizione, perché lì con le storie vado a riportare anche magari qualche cosa che non registro, qualche spoiler di qualche video che sto registrando,
e anche soprattutto le fotografie che non sempre riesco a portare qui sul canale. Quindi lì avrete tutto il mio storico di tutte le fotografie, delle avventure che faccio, magari anche delle uscite, delle semplici uscite in macchina, così per svago. Se vi è piaciuto mettete un bel pollicione in su e ci vediamo al prossimo trekking. Ciao!